Ciao amici, siamo al Gianluca Vica Music Studio e stiamo lavorando sulle articolazioni e la struttura della mano. Quando suoniamo ed avvertiamo un senso di fatica, dobbiamo cercare di disattivare i muscoli contratti ed utilizzarne degli altri. Quindi niente senso di fatica, niente culturismo. Un muscolo in tensione dovrà servirci da spia per farci capire che non stiamo suonando nella giusta direzione, nella giusta anatomia. Quindi sarà un campanello d'allarme. Per suonare un pianoforte, un violino, una fisarmonica, non è importante costruire un alto grado di resistenza muscolare. La forza che già abbiamo è sufficiente, la cosa più importante è la coordinazione. Non solo soffrirebbe la nostra coordinazione, ma anche la qualità del suono che produciamo. Vediamo ora la struttura della mano. Ogni dito è composto da tre parti, prima, seconda e terza falange, oppure falange, falangina e falangetta. Invece il primo dito, o pollice, che è molto più libero delle altre dita perché è ruotato a 90 gradi, è composto solamente da due parti, falange e falangetta. Inoltre internamente presentiamo i tendini. Un'altra parte importante della mano è il metacarpo, che è collegato ai muscoli estensori che troviamo nel braccio. Se ci facciamo caso, muovendo la mano, il muscolo estensore si muove. Guardate anche, muovendo tutte le dita, cosa succede. Se muoviamo anche solo un dito, vediamo che il muscolo estensore si muove. Questa è solamente la prima parte di una lezione molto importante, ma prima vi invito a fare un esperimento. Poggiamo il palmo con tutta la mano sulla superficie. Mettiamo il terzo dito o medio sotto. Quindi muoviamo 1, muoviamo 2, muoviamo 5. Provate anche a muovere il quarto dito. Ci vediamo nel prossimo tutorial.